Nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna si svolgerà la manifestazione conclusiva del progetto Crescere nella Cooperazione. Si tratta di una iniziativa promossa dalle BCC Marchigiane che vede coinvolti bambini e ragazzi delle scuole primarie, secondarie e da quest'anno anche delle scuole superiori. Infatti ne sono state selezionate 3 in tutta la Regione Marche, tra cui il Liceo Nolfi di Fano. Sul palco si alterneranno 5 ACS, ovvero associazioni cooperative scolastiche, le quali hanno aderito al progetto con la Banca di Credito Cooperativo di Fano. Oggi infatti 140 alunni presenteranno le attività economiche realizzate in collaborazione con cooperative reali del nostro territorio. Un'esperienza molto importante per una cultura della cooperazione, dello sviluppo sostenibile e del risparmio. Certo, confermiamo questa bellissima iniziativa, siamo all'8ª edizione, progetto Crescere nella Cooperazione, 5 istituti scolastici, 6 cooperative, quindi 6 classi che si sono messe in gioco, hanno sviluppato la cultura di fare impresa nella forma cooperativa, ma questo è volto a una collaborazione scuola-lavoro e investire anche chiaramente nel futuro. Tanto lavoro e impegno sia da parte degli alunni ma anche da parte dei professori. Sì, assolutamente. La cosa che mi sorprende ogni anno, dato che questa è sostanzialmente l'8ª edizione, è lo sforzo che soprattutto fanno gli insegnanti. Non da meno quello ovviamente dei bambini, dei ragazzi, però è ammirevole la dedizione che hanno gli insegnanti e ogni volta, ogni anno mi sorprendo di quello che riescono a fare. E come si sono strutturati? Ecco, l'altra cosa che mi sorprende è che questi ragazzi, pur di un'età giovanissima, si sono strutturati come una vera cooperativa. Quindi anche l'azione che fa il presidente della cooperativa, che poi vedrete verrà premiato, ha un fortissimo ruolo di coordinamento. E devo dire la verità che anche noi che della cooperazione, insomma, ne sappiamo qualcosa perché è lavoro e pane quotidiano, abbiamo molto da imparare. E vedrete che sicuramente gestire queste, i loro amici e tutto il lavoro svolto è stato faticoso ma di grande soddisfazione. Vi spiego brevemente, in collaborazione con il Centro Margherita di Pergola della cooperativa La Macina, i bambini hanno imparato la tecnica per riutilizzare la carta riciclata. La Federazione Marche BCC Banco di Credito Cooperativo ci ha dato l'opportunità di aderire al progetto Crescere nella Cooperazione. Grazie a questo progetto abbiamo potuto creare all'interno delle nostre classi mini cooperative che ci siamo dati un logo, un nome e lo statuto e queste mini cooperative hanno operato come vere cooperative. Mi chiamo Ludovico, sono presidente della cooperativa Noi Insieme Possiamo della scuola Filippo Corridoni. E volevo approfittare per ringraziare tutti i miei compagni per avermi eletto presidente, grazie a tutti. Molti oggetti che abbiamo venduto al mercatino li abbiamo realizzati proprio con i fogli di carta riciclata realizzati al Centro Margherita. Il nostro più caro grazie va al personale e ai ragazzi del Centro Margherita di Pergola. Il circolo didattico San Lazzaro di Fano è il primo anno che partecipa. Come mai avete deciso di aderire? Abbiamo deciso di aderire perché la proposta che ci è stata presentata ci è sembrata molto molto interessante. Per
avviare un percorso di apprendimento divertendosi, giocando. E crescere nella cooperazione è un titolo che ci ha attratto molto, perché la crescita sicuramente per alunni che ineriscono la scuola primaria è un percorso importante. Cooperando nella solidarietà, agendo insieme, prendendo delle decisioni insieme, ci è parso proprio un percorso educativo importante. Certo. Importante. E quindi due classi del circolo didattico Fano San Lazzaro, la classe quinta B Corridoni Tempo Pieno e la classe quarta del Plesso dei Cioraggi, hanno risposto in maniera positiva a questa iniziativa. Una risposta bella da parte delle insegnanti, da parte dei genitori e gli alunni entusiasti dell'iniziativa. È chiaro che è stato un percorso impegnativo, perché comunque ha visto le docenti coinvolte nella formazione, nella progettazione, nella definizione di attività, però anche molto costruttivo, perché comunque i ragazzi hanno anche familiarizzato con delle realtà nuove. È stato un progetto che ha consentito loro anche di uscire da quello che è il contesto scolastico, comprendere che cosa realmente significa solidarietà, cooperare, anche nel confronto del rispetto di quelle che sono le diversità. Certo. Che cosa hanno realizzato? Hanno realizzato dei manufatti meravigliosi in collaborazione con i genitori e guidati anche da soggetti portatori di speciali specialità e bottigliette, lavoretti con la carta. Il lavoro sulla carta è stato, diciamo, fondamentale, quindi block notes, e si sono divertiti in questo mercatino realizzato in occasione di Fano Città dei Bambini e dei Ragazzi alla vendita, a vendere questi prodotti. E hanno incrementato quindi il loro introito, che era partito con la cifra donata dalla banca inizialmente. Io ho partecipato anche alla cerimonia di costituzione delle ACS. Ed è stata una cerimonia interessante ed emozionante. E questa cerimonia di oggi ugualmente, ecco, molto bella, bella, costruttiva e restituisce ai ragazzi il senso del loro lavoro. Quindi per noi, ecco, è stata una grande soddisfazione questo percorso. Ci tengo a precisare che poi quello che avete raccolto durante e grazie a questi mercatini sono stati devoluti questi soldi a molte associazioni, a chi è meno fortunato. Certo, alla cooperativa con cui hanno lavorato i ragazzi, questa cooperativa di Pergola, e in parte restituiranno, no, questi soldi, diciamo, per la scuola, per quelle che sono le esigenze delle loro classi e in parte anche per, diciamo, vivere insieme un tempo bello, divertente tra di loro, quindi una bella serata speciale con i loro genitori e con quei soggetti che hanno collaborato e partecipato alla realizzazione dell'iniziativa. Mi sento di ringraziare di cuore gli insegnanti che veramente si sono prodigati in questo progetto, gli alunni e i genitori, perché veramente hanno partecipato con entusiasmo, con genialità e soprattutto con cuore aperto, perché la scuola deve aprirsi al territorio. Un grazie chiaramente alla BCC, perché ci ha offerto un'opportunità grande e quindi già siamo pronti a ripetere l'esperienza per il prossimo anno scolastico. Benissimo, vi aspettiamo allora. Grazie, grazie. Noi siamo alla classe quinta di Saltara e siamo felici di presentare la nostra cooperativa eccezionale. Iniziamo da quando tutto è cominciato e, se non vado errato, era un giorno soleggiato. Lasciamo stare, non vogliamo che la gente attenda, per questo ascoltate la vicenda. Quando la maestra ci fece la proposta... Bene bambini, il preside ci chiede se vogliamo aderire al progetto Crescere nella Cooperazione. Voi che ne pensate? Sembra che noi avessimo già pronta la risposta. Sì maestra, forse qualcosa a contatto con la natura. Un orto biologico potremmo fare, così tutti insieme da poter cooperare. Sì! Prima però le elezioni dobbiamo fare e queste non hanno tardato ad arrivare. Dopo le elezioni subito ci siamo messi al lavoro facendo un bel capolavoro. Mio nonno può dare un pezzo di terra, tanto è qui vicino. Il giorno dopo tutti all'orto. Sofia ci presentò suo nonno.
L'Istituto Comprensivo Leopardi di Saltara ha collaborato con la cooperativa Gerico e addirittura i ragazzi hanno coltivato un orto biologico. Sì, ci abbiamo provato, insomma, abbiamo preso un piccolo appezzamento di terra da un nonno di una bambina che avevamo in classe, che è vicino alla scuola, e abbiamo provato a piantare piantine biologiche che ci ha fornito la cooperativa Gerico. Abbiamo piantato insalata, durante l'inverno cavolfiori, cime di rapa. È stata una sfida un po', perché 20 bambini, portarli in un piccolo appezzamento di terra, farli piantare. È stato però molto, i bambini l'hanno, è stata una scoperta veramente, un po' di tutto. È stato molto bello come esperienza. Un progetto educativo sicuramente al quale hanno partecipato non soltanto insegnanti e alunni, ma anche genitori, sì, oppure comunque parenti. Sì, sì, ci siamo fatti aiutare perché veramente eravamo tutti molto al di fuori un po'. Quindi abbiamo approfittato dei nonni, abbiamo approfittato di qualche genitore che ci ha dato una mano. Quindi è stato molto coinvolgente, insomma. Poi le avete mangiate, suppongo. Come no, siccome la scuola, la nostra, è una scuola a tempo pieno, quindi abbiamo la mensa. Tramite la Gerico, che è la cooperativa che rifornisce gli ortaggi alla mensa, li abbiamo mangiati a scuola, e questo è stato forse l'aspetto più gratificante in assoluto, perché i bambini avevano raccolto l'insalata il giorno prima e l'hanno mangiata il giorno dopo a scuola. I ragazzi stessi sono stati soddisfatti di questo lavoro svolto, di questa collaborazione? Molto, molto. È stato un progetto veramente che ci ha dato molte soddisfazioni. Primo per loro, per i bambini, che l'hanno vissuto veramente da protagonisti. L'associazione Ital-K, che è un'associazione di Fano, che si occupa di ipoterapia per bambini e ragazzi infetti dalla sindrome di Down. E inoltre vorrei ringraziare, oltre che alle nostre professoresse e miei compagni, il nostro coach Alessandro Iacucci, che ci ha seguito durante il nostro percorso e ci ha dato dei preziosi consigli. Prego. Attraverso questo progetto gli alunni possono gettare le basi per una cittadinanza sicuramente più responsabile e solidale, valorizzando anche l'imprenditorialità. Senz'altro, è un momento educativo, però è anche un'esperienza che sicuramente rimarrà a questi ragazzi in futuro, immaginando anche di poter insieme costruire esperienze di lavoro e quindi imprese. Lo spirito di impresa credo che debba nascere un po' da questi, stiamo seminando, stiamo investendo, perché stare insieme, pensare a quale attività può essere anche un'attività che ha un riscontro, no? Anche poter vendere i prodotti, secondo me è un qualcosa di eccezionale veramente. Poi estendendo queste esperienze, la banca è da 8 anni che fa queste iniziative, quest'anno abbiamo 5 associazioni cooperative scolastiche. C'è un grosso coinvolgimento degli insegnanti, dei genitori, e veramente fa ben sperare.
Bravissimi! Bravissimi! Il nostro progetto ci è stato introdotto dal signor Alessandro Iacucci, coach del progetto Crescere nella cooperazione, proposto e sostenuto dalla BCC, il quale ci ha spiegato il significato del termine cooperativa ecosolidale. Il signor Iacucci ha specificato di cosa si occupano le cooperative e a cosa servono. Una cooperativa è un'associazione autonoma di persone che si uniscono volontariamente per soddisfare i propri bisogni economici, sociali e culturali e le proprie aspirazioni. Abbiamo cercato di preparare dei messaggi pubblicitari per convincere un potenziale pubblico di consumatori a cambiare i loro gusti e ad apprezzare un caffè non solo migliore dal punto di vista qualitativo, ma anche più umano. I ragazzi del liceo Nolfi di Fano con chi hanno collaborato che cosa hanno realizzato? I ragazzi della prima CLES, Liceo Economico Sociale, hanno collaborato con la cooperativa Sciadilli e hanno lavorato non costituendo loro stessi una cooperativa, come hanno fatto le altre scuole, ma prendendo dalla cooperativa Sciadilli un incarico. La cooperativa Sciadilli lavora relativamente alla vendita del caffè per un mercato equo e solidale e ha chiesto a noi e quindi automaticamente alla classe di sensibilizzare un pubblico esterno alla problematica appunto di un mercato equo e solidale attraverso la vendita di un caffè che ha tutte le caratteristiche di un caffè buonissimo ma che non vive sullo sfruttamento di persone che hanno gli stessi diritti di tutti. Oggi che cosa hanno presentato sul palco? No, anche loro hanno lavorato per un progetto spiegando anche ai coetanei in che cosa consiste questo mercato ecosolidale. Certo, loro hanno in questa fase presentato semplicemente alcune parti del progetto, perché gli spot pubblicitari che invece sono stati preparati proprio per la cooperativa Sciadilli e che poi verranno proposti a un pubblico esperto per l'acquisto di questi prodotti, esattamente i ristoratori, questa parte di pubblicità e quindi questi spot che abbiamo creato verranno quindi fatti vedere a loro e oggi invece in questa manifestazione hanno voluto far capire forse ai ragazzini più piccoli che cosa può significare lavorare per sensibilizzare un nuovo tipo di mercato. Quindi, come dicevamo prima, viene valorizzata anche l'imprenditorialità. Hanno parlato con gli attori, con i cantanti, insomma si sono messi a girare, a scoprire anche tutti gli angoletti sconosciuti del teatro e hanno, non so, hanno visto la sartoria, hanno visto come funziona quando gli attori si truccano e sono andati in giro. E cosa hanno fatto? Hanno documentato tutto questo con delle foto. All'inizio, quando si è parlato del progetto Dorothy, mi è sembrata subito una cosa interessante, però non pensavo che potesse diventare una cosa talmente grande e talmente importante per me, perché mi ha fatto scoprire un mondo che a me era totalmente sconosciuto, ossia quello del teatro. E mi ritengo anche molto fortunata perché non tutti possono vedere il teatro dal mio punto di vista. Desidero tanto che questo progetto continui anche dopo la scuola e non mi riferisco solo all'estate, vorrei che ci fosse qualcosa in più, che sia o no un lavoro, perché non mi importa, perché quando vengo a teatro mi sento bene e sono felice. E volevo ringraziare la Fondazione Teatro della Fortuna e tutte le persone che ci hanno sostenuto e ci hanno accolto in teatro.